Gigi Proietti era ricoverato in una clinica romana dove dall'alba di oggi tante persone gli rendono omaggio. Linea allora a Giorgio Specchia che si trova davanti alla struttura. A te Giorgio. Sì, è così, era ricoverato qui da giorni per un problema cardiaco ieri, un peggioramento delle sue condizioni. Poi la terapia intensiva se n'è andata questa mattina all'alba con lui, la compagna e le due figlie Carlotta e Susanna. Verrà ricordato come merita, hanno assicurato i familiari questa mattina riferendosi ai funerali. Intanto qui sul muro davanti alla clinica in cui era ricoverato, in cui si è spento, i mazzi di fiori e le lettere portate da alcuni colleghi e da molta gente comune. Allora sentiamo le loro voci, poi linea allo studio. Da romano per me è una giornata molto triste e secondo me Gigi rappresenta proprio la romanità, lo spirito di Roma, e sono poche le figure che in questo momento ce lo rappresentano. Gigi è stato sempre mio padre, mio marito, mio fratello, qualsiasi cosa. Io pensavo a lui e riprendevo quota nella vita. E l'ho considerato in un momento particolare della mia vita anche il mio papà, perché quando mi sono sposata nel 2003 io non ce l'avevo più il mio papà e lui me l'aveva promesso che mi avrebbe accompagnata all'altare e quella promessa l'ha mantenuta, quindi per me è stato un gesto di grande generosità. Considero oggi il suo primo giorno della sua grande mortalità. Mi spiace che in queste condizioni non ci sia la possibilità di salutarlo tutti insieme, ci sarebbe stata una folla oceanica come fu per Sordi, per i grandi di Roma. Gigi Proietti è stato un attore tra i più grandi della sua generazione. Siamo collegati con il nostro Vincenzo Mollica. Vincenzo, tu lo hai incontrato tante volte.